Abbiamo inaugurato la mostra in onore del Cardinale Orsini, questa figura che ha dato una svolta a quella che è la vita sociale, la vita cristiana e anche la vita, diciamo così, liturgica della nostra parrocchia, della parrocchia di Volturino. E già ieri sera il professor Melillo, nella sua solita precisione, nella sua solita oculatezza, ha saputo leggere in maniera brillante quella che è la figura del Cardinale Orsini. È una figura, come dicevamo ieri sera, che è stata di passaggio qui a Volturino, ma che ha fatto tanto per la parrocchia di Volturino. Allora, ieri sera dobbiamo partire dalla mostra, perché tutto il cammino di questa settimana parte proprio da quei documenti che sono conservati nel nostro archivio della parrocchia, nel nostro archivio parrocchiale. Allora, le testimonianze privilegiate della presenza del Cardinale Orsini qui a Volturino, ecco, sono poche, però si rivestono di una preziosità straordinaria. Innanzitutto parlo di quello che è il Liber Visitationis, cioè il libro delle visite pastorali, che voi avete visto esposto nella bacheca blindata nella chiesa di San Francesco. È un libro manoscritto in cui si conservano tutti i decreti che il Cardinale Orsini emetteva in occasione delle visite pastorali. Che sono questi decreti? Il Vescovo, in questo caso il Cardinale Orsini, faceva la visita pastorale e poi faceva alla fine, con il Cancelliere Vescovile, un decreto in cui si dice: i banchi non sono a norma, entro l'anno prossimo si devono cambiare, oppure il calice d'argento che si usa per la messa non è stato indorato, che si indori entro l'anno prossimo. Insomma, erano questi decreti che prevedevano i provvedimenti a cui il parroco era tenuto, ecco, ad osservare. Allora, questo Liber Visitationis è la prima fonte privilegiata del passaggio del Cardinale Orsini qui a Volturino, e conserviamo ben 4 anni di visite pastorali, perché se voi mai sapete che il Cardinale Orsini è venuto qui a Volturino la prima volta nel 1711, l'ha spiegato ieri sera il professor Melillo. Lui, da arcivescovo metropolita di Benevento, aveva altre diocesi suffraganee. Noi oggi, Lucena Troia, la diocesi, è suffragania dell'arcivescovo metropolita di Foggia. Un tempo la diocesi di Lucena, la diocesi di Troia, la diocesi di Cerignola facevano capo tutte a Benevento. Allora l'arcivescovo di Benevento, quando si rendeva vacante una di queste diocesi, diventava automaticamente amministratore apostolico di queste diocesi. Era come se fosse il vescovo, fin quando il Papa non nominava il nuovo vescovo. Allora nel 1710 è morto il vescovo di Volturara, Monsignor Domenico Sorrentino. È morto il vescovo e il cardinale di Carpegna comunicò al cardinale Orsini che doveva occuparsi anche della diocesi di Volturara Appula. Ecco perché Orsini è stato qui a Volturino, perché la parrocchia di Volturino apparteneva alla diocesi di Volturara Appula. Ora, nominato nel 1710 amministratore apostolico, nel 1711 già è venuto a Volturino, già ha visitato tutti i luoghi della diocesi, della diocesi di Volturara Appula, e già ha iniziato a dare delle indicazioni precise su come doveva andare la vita della parrocchia. Una parentesi: prima i vescovi nelle parrocchie non ci andavano mai, ci andavano una volta ogni anno, una volta ogni 2-3 anni, e quando andava era un evento. Quindi per certi aspetti i preti facevano un po' quello che volevano. Quando poi c'erano le visite pastorali, che cosa succedeva? Succedeva che il vescovo trovava delle situazioni disastrose. E purtroppo, quando il cardinale Orsini è venuto qui a Volturino nel 1711, ha trovato una situazione disastrosa. Disastrosa. Perché? Ve lo spiego subito.
Innanzitutto la Chiesa Madre era rovinata, stava per crollare. Il cardinale Orsini ha chiamato l'abate, ha detto: prendi questa chiesa, chiudila. Poi si è seduto a tavolino con gli ingegneri del tempo, e lui ha creato tutto il progetto di restauro della Chiesa Madre. Tutto, e con una certa severità, Infatti, lui stesso seguiva i lavori, lui stesso nominava il responsabile dei lavori, ed era pure severo, Vi voglio soltanto leggere una cosa. Subito arrivato a Volturino, si è seduto a tavolino, come vi dicevo prima, e ha deciso. Attenzione un attimo. L'ordine da seguire per l'erezione degli altari. All'epoca ci stavano l'altare del Santissimo Sacramento, che lo teneva la Congrega del Santissimo Sacramento, che non esiste più. L'altare della Madonna dell'Arco. La Madonna dell'Arco era una devozione dell'antica diocesi di Volturara-Apula, perché la Volturara-Apula ha sempre avuto vescovi che appartenevano all'ordine domenicano. Se voi andate a Napoli, la Madonna dell'Arco, il santuario, la basilica è tenuta dai domenicani. Poi l'altare della famiglia De Ritis. Era la famiglia De Ritis che abitava dove adesso c'è la casa del morto, che è morto questa persona, Giuseppe Savino, a fianco allo studio. Giuseppe Savino, quindi sul muraglione di sotto, insomma. La casa era diversa, voi certamente ve la ricordate, addirittura c'era lo sporto, c'era l'arco che attraverso, adesso è stato chiuso, attraverso il quale passava anche la processione, perché prima la processione non usciva sul muraglione, la processione passava da sotto a quell'arco, usciva sotto la casa di Don Vincenzo Giuntini e davanti alla casa delle suore usciva sotto l'arco dei Casire e poi saliva via San Marco e tornava in Chiesa Madre. Questo era l'antico percorso processionale. Allora, questa famiglia De Ritis era una famiglia nobile, una famiglia ricca, e teneva il patronato di un altare, ecco, della Chiesa Madre. Se voi vedete, poi c'è stato nella nuova Chiesa Madre, che è stata ricostruita dopo, c'è stato anche il rifacimento degli altri altari. Infatti, se voi andate a leggere sul paliotto dell'altare della Madonna di Serritella, voi trovate proprio la scritta: a Maria Santissima della Serritella, a devozione della famiglia De Ritis. E ha avuto sempre tanti esponenti, avvocati, notari, anche dei sacerdoti, che hanno dato lustro alla famiglia. Allora, che succede? Sentite un po' che cosa dice. Osservato da noi il disegno, cioè il progetto, l'attenzione sopra i muratori, andava deviso a rendersi conto come procedevano i lavori. Poi, il prosieguo dei lavori della chiesa furono affidati alla sovrintendenza del mastro Giuseppe Granata, con l'avvertenza dell'Orsini. Sentite che cosa dice il cardinale Orsini a questo costruttore: che se non riusciranno di tutta perfezione i lavori, doverà rendere a noi stretto conto. Doverà rendere a noi stretto conto. Quest'ultima espressione esplicita e presenta in modo chiaro la fortezza pastorale del cardinale nell'arte del ben governare la diocesi. Quindi la chiesa, l'antica chiesa abbadiale, quella che è stata abbattuta alla fine dell'Ottocento, è stata trasformata proprio grazie all'impegno, allo zelo del cardinale Orsini. A quel tempo i luoghi di culto erano quattro a Volturino. Le chiese erano quattro: c'era la chiesa madre, c'era la chiesa di San Domenico, c'era la chiesa di Serritella e poi c'era la chiesa della Madonna del Carmine. La chiesa della Madonna del Carmine, che è al Cavallaro, non è quella in Largo Croce. Al Cavallaro, vicino alla masseria, lo diceva ieri sera anche il professor Melillo, vicino alla masseria dei Melillo,
lì c'era la chiesa del Carmine, che era stata costruita per servire spiritualmente i cavalieri che andavano verso Lucera, no? La centratura. Allora, quando andavano a Lucera, si potevano fermare nei pressi di questa chiesa e poi, ecco, procedevano, riprendevano il loro percorso, il loro itinerario. Allora, che cosa è successo? Successo che il vescovo, venuto in questa parrocchia, che cosa ha fatto? Non solo ha guardato la struttura della chiesa, ma il vescovo andava a vedere tutto. Il cardinale si è interessato innanzitutto sulla formazione del clero, sulla formazione culturale, spirituale e disciplinare del clero. Allora, sentite un po' che cosa, vi voglio dire queste cosette, perché sono carine a sapersi. Sì. Sentite un po' che cosa dice. Per quanto concerne la formazione dei candidati al sacerdozio, Orsini, il cardinale, ordinò al parroco di Volturino, previo giuramento, di non testimoniare il falso nelle pratiche di ordinazione, l'ordinazione sacerdotale, circa la frequenza dei chierici ai sacramenti, obbligandolo ad annotare le mancanze in un libretto, a ciò che non si inganni nel farne le fedi alla curia vescovile. Che cosa significa? Il cardinale diceva che se i seminaristi non andavano a messa, non partecipavano ai sacramenti, il parroco lo doveva scrivere, perché lui poi non li faceva diventare preti. Sì. E lui aveva ammonito il parroco di Volturino per questa cosa. Per quanto riguarda invece la disciplina del clero, l'arcivescovo ordinò che i chierici non dovessero portare i capelli turbinati, così si chiamano. Che significa? Che prima portavano i capelli lunghi, i preti, no? Tutti quanti li portavano a quel tempo, i capelli lunghi. Allora, i preti non si dovevano fare le trecce, vi ricordate? Il codino, ecco. No, il cupo. Come? Benissimo. Allora, quando il tuppo è per le donne, invece per gli uomini il codino, lui disse che i preti non dovevano portare i capelli acturbinati, cioè legati o attorcigliati. Sentite un po' che cosa dice. Dovevano praticare bene la tonsura. Che significa? Che agirga. Non dovevano portare i capelli lunghi, ma sembrava agirga, perché si dovevano riconoscere che erano preti. Proibì l'utilizzo, sentite un poco, nelle funzioni dell'abito corto. Prima i preti portavano una specie di cappotto, avevano che, oltre alla veste, i preti, quando andavano in campagna, avevano la possibilità di portare una veste più corta, che era più comoda per fare i lavori. Allora, evidentemente, prima, se voi vi ricordate, penso a qualche film, per esempio L'ultimo Papa Re di Gigi Proietti, lui porta, essendo cardinale, porta sempre l'abito borghese, mai l'abito vestito, ma porta il colletto, il clergyman, come si usa adesso. E quindi il cardinale Orsini proibiva l'uso di questi cappotti fino alle gambe. Il prete deve vestire da prete con la veste. Poi proibì l'uso del collaretto staccati dalla sottana e dal giubbone. Il giubbone, no? Allora loro, il cardinale Orsini diceva che i preti, oltre alla sottana, dovevano portare anche il colletto, perché evidentemente, se fa questa annotazione, evidentemente i preti si mettevano il giubbone, si mettevano la veste, ma non si mettevano il colletto. E allora lui fa questa annotazione. Poi, sentite un poco, al tempo della visita del cardinale Orsini, nell'abbadiale, in questa chiesa, ci stavano sei preti e un diacono. Il diacono aveva 26 anni ed faceva di cognome De Creta, apparteneva ai Creta, insomma. Questo doveva essere quel prete, che poi è diventato abate di Volturino,
Don Tommaso decreta, Don Tommaso creta. Ora, sentite che l'interrogava sulla sufficienza, si chiama così nel decreto, sulla sufficienza letteraria, se sapevano parlare l'italiano, se sapevano leggere, se sapevano scrivere, se sapevano il latino. E certe volte, sta scritto proprio nei documenti della Chiesa Abbadiale, certe volte li esaminava anche mentre celebravano la messa. Diceva, di la messa, non mettere l'intenzione, io ti devo vedere come celebri la messa, perché poi se sbagliavano lui doveva correggerli. Allora questo per quanto riguarda il clero, e la sua presenza a Volturino è stata fondamentale perché ha emanato quelli che sono i capitolari orsini, sono le leggi che regolavano la vita interna del clero, quando dovevano mettersi nel coro, quando dovevano dire l'ufficio insieme, quando dovevano celebrare la messa, chi doveva celebrare la messa, insomma questi capitolari orsini sono andati a regolare la vita del clero di Volturino. Ora, la passione più bella, più grande del cardinale Orsini, vi siete stancati? Era la cura animarum, cioè la cura delle anime. Lui diceva, se ci sono dei preti buoni, ci devono essere anche dei fedeli buoni. E allora lui si occupava della catechesi, pensate già nel Settecento. Noi ancora adesso abbiamo problemi di catechesi, figuriamoci nel Settecento. E il cardinale Orsini si è dato anima e corpo affinché in tutte le parrocchie ci fosse la congregazione della dottrina cristiana. Quindi tutti i parroci dovevano scrivere, tutti coloro che partecipavano alla dottrina. E sapete, ve lo voglio leggere il numero di quanti ne erano. Sapete quante persone andavano a fare la catechesi al tempo del cardinale Orsini? Come lo dico subito, 463 anime, 463 anime, sono assai, e andavano alla scuola parrocchiale, divisi in tre classi. Poi l'opera dell'abate di quel tempo è stata anche un'opera molto, molto sincera, ha lavorato moltissimo. Infatti l'abate, il cardinale Orsini si complimenta con l'abate De America, si chiamava l'abate Antonio America, proprio così, America, America. Lui era nativo di Jelsi, vicino Campobasso, vicino Isernia, non ricordo la provincia, comunque dove si festeggia Sant'Anna, quindi era di Jelsi. Ora, severo con i sacerdoti che amministravano i soldi della Chiesa, severissimo, ogni sacerdote alla fine dell'anno, amministratore, doveva dare conto di tutte le entrate, di tutte le uscite, di tutte le spese, e il conteggio doveva, la contabilità doveva essere precisa, senza alcun ammanco, altrimenti i sacerdoti venivano incarcerati. All'epoca i palazzi vescovili, le sedi delle curie, oltre a tutti gli uffici, avevano anche le carceri, che si chiamavano le carceri vescovili, dove si incarceravano i preti che non si comportavano bene. I preti che non si comportavano bene venivano portati nelle curie diocesane e venivano messi in carcere. E il vescovo decideva se e quando doveva essere lunga la pena. Poi il vescovo, il cardinale Orsini, ha visitato la chiesa di San Domenico. Sulla chiesa di San Domenico c'è pochissimo da dire, proprio niente, perché la chiesa di San Domenico a quel tempo veniva usata come cimitero, perché prima i cimiteri non esistevano, i cimiteri sono stati creati con Napoleone Bonaparte, 1806. Quindi la chiesa di San Domenico serviva da cimitero, ci stavano, cioè, le celebrazioni delle messe, però quella chiesa aveva più la funzione di cimitero. Invece, brutta fine
ha fatto la chiesa della Madonna del Carmine, del Cavallaro. Infatti, quando il cardinale Orsini è andato a visitare questa chiesa, sentite che cosa, come l'ha trovata. È andato a visitare la chiesa il 31 maggio 1711. Apparso all'Orsini, la chiesa del Carmine, un tugurio alto palmi 8, altrettanto largo e lungo 10, e in pessime condizioni statiche, non avendo nessuna vendita, essendo stato il detto tugurio eretto per servizio dei cavallari della Reggia Dogana. Si decise, sentite un po' le parole, io le ho riportate in questo scritto: ordiniamo che Radicitus si demolisca dalle radici. Perché? Perché quelli che passavano andavano in chiesa e la usavano come caverna. Allora il cardinale Orsini ha detto: Radicitus si demolisca, ed è stata abbattuta, rasa al suolo la chiesa del Carmine, ed è scomparsa per sempre questa chiesa. È rimasta la testimonianza in questi documenti della chiesa madre, dell'archivio parrocchiale. Poi, che ore sono? Che io mi piace parlare. Che ore sono? Sono le otto. Ora, adesso passiamo a Seritella. Seritella, come adesso, si deve al cardinale Orsini. Anche se ci sono da fare alcune precisazioni. La chiesa di Seritella era in pessime condizioni, come la chiesa madre, una condizione disastrosa. Quando è arrivato il cardinale Orsini, innanzitutto la porta della chiesa non era quella attuale, ma la porta della chiesa stava dove sta la nicchia della Madonna. Perché? Perché la chiesa, che era molto più piccola, doveva guardare la città importante. Voi sapete che la chiesa di Seritella è medievale, quindi è romanico rustico. Quindi la chiesa, che apparteneva a Monte Corvino, doveva guardare la città importante. Quindi la porta dell'ingresso della chiesa era rivolta verso Monte Corvino. Quando è arrivato il cardinale Orsini qui a Volturino, che cosa ha fatto? Ha deciso che la chiesa doveva essere chiusa, perché stava in condizioni pessime. Gli altari erano quasi del tutto crollati, le immagini sacre erano tutte rovinate, il tetto era cadente. La chiesa non solo aveva la sua navata, quella che abbiamo adesso, ma aveva un'altra navata. Se voi vi girate così come sto io, guardando la porta di Seritella, sulla destra ci stava un'altra navata, e quella navata era cadente. Il cardinale ha ordinato di abbattere quella navata e che si facesse soltanto una navata. Ora, vedete quante opere. Evidentemente, già a quel tempo, il culto alla Madonna di Seritella, sì, forse ci stava, ma non era forte come è diventato dopo, perché a quel tempo il culto che era caro al popolo di Volturino era il culto a Sant'Alberto, che era vescovo di, è stato vescovo di Monte Corvino. In realtà il vero input che ha scatenato nella popolazione di Volturino la devozione alla Madonna di Seritella sono stati tutti i terremoti che ci sono stati nel Settecento: il terremoto del 1727, del 1730, le epidemie del 1739, del 1742, e poi i problemi che ci sono stati con i feudatari, che i volturinesi hanno superato con un occhio di fede, grazie alla protezione della Madonna di Seritella. Poi dal 1774 questa devozione alla Madonna di Seritella è diventata una cosa straordinaria. Però attenzione, già al tempo del cardinale Orsini la devozione alla Madonna era forte qui a Volturino. Era forte, Quando lui è arrivato qui, sapete che cosa scrive nei documenti? Scrive che il popolo della Chiesa Fabiale
canta un rosario con una melodia davvero commovente ed edificante. Il rosario che noi cantiamo ancora adesso. E lui, venuto qui, ha istituito la confraternita del Santo Rosario, eretta nella Chiesa Madre. Lui era domenicano, San Domenico, Santa Caterina, sono uno dei due santi che stanno vicino alla Madonna del Rosario. E noi, a testimonianza di questo, conserviamo nella nostra parrocchia una tela. Io spero di restaurarla entro la festa della Madonna del Rosario prossima, così la possiamo inaugurare e benedire. È una tela che sta messa là sopra ed è rappresenta proprio la Madonna del Rosario. È stata realizzata per ordine del Cardinale Orsini e commissionata proprio per la Chiesa Parrocchiale di Volturino. Tant'è vero che è stata dipinta da un pittore molisano, un certo Giuseppe Castellano. E questo pittore ha realizzato nel Molise un sacco di opere d'arte che oggi sono studiate anche dagli studiosi, dai critici di arte. E noi abbiamo questa tela che rappresenta la Madonna del Rosario, San Domenico, Santa Caterina. Poi attenzione, a fianco alla parte superiore della Madonna ci sono altri due santi, San Giacinto, che è un santo domenicano, e poi ci sta San Filippo Neri. San Filippo Neri, che voi vi ricordate, sempre raffigurato con la pianeta, no? San Filippo Neri con un libro in mano. San Filippo Neri, di cui noi vedremo a giorni anche il film della vita, ha un senso. Non abbiamo scelto di fare questo film perché volevamo far vedere un film di un santo, ma San Filippo Neri è legato fortemente alla figura del Cardinale Orsini, perché il Cardinale Orsini era devotissimo di San Filippo. Sapete perché? Perché quando c'è stato a Benevento nel 1688 un grandissimo terremoto, è crollato, pensate, la cattedrale, è crollato il palazzo Vescovile. Che cosa è successo? Il Cardinale Orsini si è salvato perché sopra di lui è caduto un quadro raffigurante San Filippo. E lui, in tutte le chiese dove è andato, ha fatto realizzare l'altare in onore di San Filippo. Se voi andate nella cattedrale di Volturara, quando entrate nella chiesa, sul presbiterio, da questa parte, ci sta un altare bello, con una tela magnifica, raffigurante San Filippo Neri. E allora, in questa tela, è raffigurato San Filippo con un libro, e sapete sul frontespizio del libro, questa purtroppo è tutta annerita, questa tela, questa da rovinata, perché gli scienziati hanno pittato qualche prodotto sopra la tela, e su questo libro, sulla copertina di questo libro, sapete cosa c'è? Lo stemma del Cardinale Orsini. E noi abbiamo questo grande tesoro nella nostra parrocchia. Io spero veramente, vi ripeto, spero di restaurarla e di inaugurarla proprio il giorno della Madonna del Rosario, quest'anno, nel mese di ottobre. Allora, poi non voglio essere troppo lungo, insomma, nel 1714 l'ultima opera che il Cardinale Orsini ha compiuto a favore della parrocchia di Volturino è consacrare la Chiesa Madre. Dove è andato? Ha consacrato tanti altari. Tant'è vero che a Roma, in Vaticano, tutti gli altari che stanno nella Basilica di San Pietro sono stati tutti consacrati da lui. Lui proprio amava lo splendore e il decoro della casa del Signore. Lui amava proprio che le chiese fossero dei veri e propri tesori. Amava la pulizia, amava il canto gregoriano, amava la devozione alla Madonna, amava la devozione al Santissimo Sacramento. Tutto questo ha fatto parte dell'opera che ha compiuto il Cardinale Orsini. E lui, il 18 ottobre del 1714, consacrò l'altare maggiore della Chiesa Madre di Volturino. Il giorno dopo ha consacrato gli altri due altari. Se voi vi ricordate, quando abbiamo consacrato questo altare, vi ricordate che è venuto il vescovo durante la visita pastorale? Nel sacrario, sull'altare, abbiamo messo
le reliquie che stavano in uno dei tre altari consacrati dal cardinale Orsini. E in un biglietto scritto proprio di suo pugno dal cardinale Orsini ci stavano le reliquie che noi abbiamo rimesso così come stavano in quel sacrario che è posto sull'altare maggiore. Ecco perché quando il sacerdote inizia la messa bacia l'altare, perché non solo l'altare è simbolo di Cristo, ma lì ci sono anche le reliquie dei santi martiri, dei santi martiri. Ora, questa testimonianza che noi abbiamo viva del cardinale Orsini, sapete dove sta? Là dietro, quella lapide. In quella lapide, in latino, sta scritto tutto il ricordo di quell'evento della consacrazione della chiesa pariale di Volturino. Ovviamente quella lapide non si riferisce a questa chiesa, ma si riferisce alla vecchia chiesa, quella cinquecentesca, che è stata abbattuta alla fine dell'Ottocento. Allora, carissimi, io concludo. Vi ho detto tante date, tante cose, mi auguro almeno che vi portate qualche cosa. Una cosa mi interessa che vi portate dietro, che il cardinale Orsini ha dato una svolta alla vita parrocchiale di Volturino. Se si canta il rosario a Volturino, lo dobbiamo a lui. Se il popolo di Volturino è devoto alla Madonna, lo dobbiamo a lui. Se abbiamo qualche opera d'arte nella nostra parrocchia, lo dobbiamo a lui. Se l'antica chiesa madre ha subito una trasformazione in meglio, lo dobbiamo a lui. Ma soprattutto, quello che ci sta più a cuore, soprattutto che se la chiesa di Sant'Etienne è così, lo dobbiamo proprio a lui. Lo dobbiamo a lui. Allora, noi dobbiamo ringraziare veramente il cielo per questa bella figura che ci ha mandato. E soprattutto, io quest'anno abbiamo voluto proporre proprio questa figura, perché questo finora è stato un illustre sconosciuto. Un illustre sconosciuto. Quando è venuto il cardinale De Giorgi qui a Volturino, se voi vi ricordate quando c'è stata l'incoronazione della Madonna di Sirinella, l'ex sindaco disse: Eccellenza, Eminenza, questa è la prima volta che un cardinale viene a Volturino. E io quello ho corretto, ho detto: mi dispiace sindaco, ma questa non è la prima volta che viene un cardinale, è la seconda volta che viene un cardinale a Volturino, anzi non vi dico qualcosa in più, però è la terza volta, perché alla fine dell'Ottocento c'è stato un altro, che poi vedremo. Comunque, questo cardinale ha dato veramente un'impronta spirituale alla chiesa di Volturino e alla parrocchia di Volturino. Domani sera, alla stessa ora, verrà in mezzo a noi Monsignor Pasquale Mainolfi, che viene da Benevento, e verrà in mezzo a noi proprio a parlarci di come sta andando la causa di beatificazione di questo cardinale che poi è diventato Papa con nome di Benedetto XIII. È in corso la causa di beatificazione, Sì, è stato fatto servo di Dio, poi si è sospesa la causa ed è stata riavviata da Benedetto XVI. Quindi adesso, domani sera, scopriremo qualcos'altro della vita di Papa Benedetto XIII, il nostro cardinale Orsini. Grazie per l'attenzione e soprattutto scusatemi se vi ho scocciato.